Ciao ragazzi, sono The Skillest ed oggi parliamo del metodo più efficace per livellare a qualsiasi livello da fare sempre. Cose del tipo che quando arriva questa cosa dovete lasciare tutto quello che state facendo, tranne magari World Boss o qualcosa di importante sulle quest, ed andare direttamente. Quindi, prima di partire con la guida, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere il like. Ragazzi, tutti quelli che mi seguono non sono iscritti, cliccate il tasto dell'iscrizione. Vi prego, mi date una mano. Bene, bando alle ciance e sigla! Legends never die, they become a part of you. Eccomi qua ragazzi, siamo pronti col mio faccione e il mio personaggio per farvi vedere cosa è importante fare sempre. Vi mostro subito. Importantissimo, l'evento legione. Oh, mettiamo un attimo pausa qui. Allora, quando vedete questa icona nella mappa di qualunque tipo, dovunque, ogni tanto cercate sempre di guardare sulla mappa e vedete quest'icona con un timer che può essere più o meno lungo, inizia da 4 minuti e 25 in questo caso, le legioni radunate, evento legione, lasciate fare tutte le quest che state facendo ed accorrete in quel posto, se non l'avete sbloccato con il metodo che vi ho fatto vedere per ritrovare tutti i posti in una delle mie guide, usate quel metodo ed arrivate direttamente lì, perché questo evento è quello che vi dà più esperienza di tutti nel gioco o uno di quelli che vi dà più esperienza ed il bello è che vale a qualsiasi livello, ok? Allora, accendete il braciere e una volta arrivati qua dovete assolutamente, se l'avete, tirarvi una delle pozioni che vi dà il 5% in più di esperienza perché vi farà comodo. Anche quello, se vi serve, scrivetemi nei commenti e vi rispondo al volo su dove trovarla e come farla, ma è facilissimo. Arrivati qui, usciranno dei mostri, in questo caso fra 3 minuti e 30, quindi aspettate che l'evento inizi e arriverà tanta gente insieme a voi. Dovete stare insieme alla gente. Arriveranno dei mostri ed un timer. Se uccidete più mostri, ok, ed arrivate a chiudere il timer prima che il tempo finisca, esce un boss. Sono 3 boss. Se riuscite a fare bene tutti e 3 i passaggi, ovviamente esce il boss finale e vi dà più premi. Parte la wave, in alto a destra nella mappa potete vedere un cerchio che ruota, voi dovete andare lì. E ci sono questi puntini rossi. Vedete che in alto a destra c'è scritto legioni radunate, uccidi i nemici per provocare servi degli inferi, dominio, servi degli inferi 0 su 3. C'è una barra per la clessidra, una barra per i mostri. Più mostri uccidete, più la barra dei mostri avanza. La clessidra invece avanza gradualmente. Di conseguenza, quando riempite la barra con i mostri prima che la clessidra arrivi alla fine, avete terminato la prima fase. Una volta fatto ciò, ecco qua, si crea il primo mostro. Creato il primo mostro dovrete uccidere gli idoli dello sciamano che sono 3, velocemente, se no il mostro non può essere ucciso, ed avete anche qua il tempo per far tutto che è 1 minuto e 20. In questo caso 1 minuto e 30, scusate. Secondo idolo distrutto. Terzo idolo distrutto, e non era nemmeno un gruppo che aveva tanto DPS, e poi ce la prendiamo con il boss. Il boss va giù, ma non droppa niente, ricordatevi, solo quello di finale droppa. Ed ecco qua. Quindi, abbiamo fatto tutto, il primo boss è stato ucciso, si va avanti per la seconda mandata, che vi metto avanti per farvi capire, insomma. Eccola qui. Diciamo, proprio l'ultimo momento in cui i mostri, anche qui la barra in alto a destra viene riempita prima del tempo. Di conseguenza, vi pinga in alto a destra sulla mappa che il boss è uscito. Andate dal boss e anche qui, molto facilmente distruggete quelli che sono poi quelli che alimentano, no, il boss, che in questo caso si chiamano corruzioni demoniche. Ogni boss ha cose differenti, in realtà sono dei pilastri, ragazzi, che dovete distruggere. Anche qui, una volta distrutti i 3 pilastri, avete, come vedete, un pochino meno di tempo per poter fare tutto, che è importante da vedere, ok? C'è un pochino meno di tempo per far tutto. Una volta fatto anche questo, il boss si andrà a sbloccare. Ora vi faccio vedere. E quando il boss si sblocca, ragazzi, dovete ucciderlo entro il tempo prestabilito. Se gliela fate ad ucciderlo entro il tempo prestabilito, come in questo caso vi mostro, abbiamo fatto tutto. C'è l'ultimo pull da fare che vi mando avanti. Questo è stato un pochino più difficile, chiaramente andando avanti è sempre più difficile. Fatto anche questo, esce il terzo boss, quindi sono 3 boss. Intanto che voi uccidete, livellate, è quello il bello, ragazzi. Capito? Vedete la mia barra di livello come è salita? E sono di livello alto. A voi salirà
se siete più bassi sarà velocissima. Prendete come al solito con gli idoli, in questo caso, perché è uno sciamano. Dato che abbiamo fatto tutti quanti i pull, ok? Cosa facciamo? Uccidiamo questo boss, è molto molto semplice perché come vedete abbiamo 29 secondi e lo disintegriamo, ma è facilissimo ragazzi, non è perché io ho tanto DPS, lo farete lo stesso pure voi. Quello che vedete fare da me lo fate pure voi. Fatto questo e perfettato il tutto perché abbiamo fatto tre boss, escono tre ulteriori boss. Quattro, scusatemi, ulteriori boss. Che potete anche qui in due minuti praticamente facilmente uccidere. Vi assicuro che vanno giù molto facilmente. Il combattimento è semplice, lo mando leggermente avanti. Rimane l'ultimo. Occhio, perché guardate che succede. Oltre a tanta esperienza ci sono tre chest differenti. Metodo più facile, veloce, incredibile per fare esperienza facilmente. Quindi quando vedete l'evento legione, che dovete fare? Lanciatevi. Spero che questo video vi sia piaciuto e sono sicuro che vi servirà tanto. Ci vediamo per altri video, ecco anche il leggendario. Un saluto a tutti da Reskillest. Ciao!